La crisi del mercato immobiliare. Su questo tema si è svolto alla Camera di Commercio un interessante convegno ed è questo il tema della puntata speciale del taccuino politico di oggi. Abbiamo raccolto i pareri di alcuni partecipanti al convegno. Vediamo cosa ci hanno detto. Guardi, io non credo che ci sarà la bolla immobiliare. Noi, a differenza delle altre nazioni come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, assolutamente non abbiamo questo problema. Prima di tutto perché non c'è una quantità di invenduto così forte come è avvenuto nelle altre nazioni. Secondo, il numero delle famiglie che si sono formate in Italia negli ultimi anni è inferiore e superiore al numero delle case che sono state costruite. Quindi una vera e propria bolla immobiliare non c'è ed anche, a mio parere, la infelice battuta che è stata fatta dall'Unione e dalla Confindustria su questa bolla immobiliare e sul fatto che i prezzi si dovevano ridurre perché erano troppo alti assolutamente non coincide con quello che è la realtà italiana. Allora, il listino immobiliare oggi evidenzia sicuramente una contrazione dei volumi abbastanza forte, diciamo che a Napoli siamo intorno al 10%. Per quanto riguarda i valori immobiliari, la media di ribasso è intorno al 3-4%. Quello che credo sia più interessante rispetto all'ultima edizione del listino è sicuramente la questione degli affitti. La questione degli affitti riguarda in realtà la necessità di rimettere sul mercato degli affitti tutti quegli immobili che sono rimasti per anni bloccati e fermi senza logica. In realtà oggi per l'IMU, che rappresenta in qualche modo un appesantimento notevole rispetto alla vecchia ICI, automaticamente tutti quelli che avevano un immobile sfitto si stanno convincendo ad affittarlo. Il vero problema naturalmente è la crisi, che gioca poi alla fine un ruolo determinante all'interno di quelli che sono i valori o i minusvalori rispetto a questa. Io personalmente ho assistito ieri a una trattativa, ovviamente nella qualità di presidente, dove per 30 euro inquilino e conduttore e locatore non si accordavano, 30 euro al mese. Questo è il livello della crisi che stiamo vivendo. Sentiamo ora l'opinione di Gianni Adelfi, amministratore delegato della Borsa Immobiliare. Ecco, la crisi del mercato immobiliare, che ricaduta può avere sull'economia della città? Ma ormai noi da tempo siamo in una situazione che è globale, quindi il problema economico si sta chiaramente anche verificando sull'immobiliare, soprattutto dovuto a una serie di fattori che dal 2007 a oggi hanno poi in maniera graduale sia creato delle perdite di valore degli immobili stessi e sia chiaramente delle aspettative dei proprietari, che oggi ancora non sono propensi ad abbassare quegli immobili che in realtà fermi al 2007. Che cosa è successo nel frattempo? È successo di tutto, quindi soprattutto nella nostra città, però il mercato comunque ha retto, anche perché in effetti noi abbiamo, rispetto ad altre città urbane d'Italia, un calo questo semestre intorno al 3%, quindi mentre su altri territori, diciamo, il calo è sicuramente superiore. Qual è il problema vero? Il problema vero è la propensione del credito, che in questo momento si riesce a fare con molta fatica. Tanto è che i mutui nel 2011 sono scesi del 47%. Quindi che cosa significa questo? Significa che c'è poca domanda e tra l'altro da parte delle banche, oppure da parte delle banche non vogliono dare mutui. Quindi uno è quello, vale l'altro. Cioè, dall'altra parte chiaramente che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema che ormai dovrebbe trovare delle soluzioni alternative al problema della casa, soprattutto per i giovani. Cioè, oggi una giovane coppia difficilmente può accedere al prezzo di una casa sulla città, considerando chiaramente lo stipendio che poi può prendere una giovane coppia. No, se anche lavorassero tutte e due diventa difficile per loro accedere a un prezzo che sulla città si aggira diciamo sicuramente su un acconto che va tra i 60 e i 70-80 mila euro per comprare una casa.
queste che cosa potrebbe diciamo come soluzione portare avanti il sistema? Il sistema sicuramente potrebbe innovare attraverso i contratti diciamo che si possono identificare nel rent a buy, ad esempio. Cioè, che cosa significa? Significa che in effetti il proprietario è disposto, quindi il costruttore che chiaramente ha dell'invenduto eccetera, a vendere questa casa con degli acconti minimi, va bene, fino a far arrivare chiaramente il, diciamo, la coppia ad un importo che vada intorno al 25-30% del costo pattuito, in modo tale che favorisce poi l'accesso al mutuo, che oggi si aggira tra il 60 e l'80 come range di, diciamo, di erogazione da parte delle banche. Questa può essere una soluzione che sicuramente potrebbe far sbloccare diciamo dell'invenduto, soprattutto da parte dei costruttori. Le difficoltà di accesso al credito e la crisi del mercato immobiliare? Sono un binomio purtroppo ricorrente. Noi oggi presentiamo, secondo tradizione, lo stato dell'arte del mercato immobiliare di questo bimestre passato e continuiamo a registrare un regresso complessivo che peraltro fa pandan con una situazione economica, come dire, di grande affanno che stenta a vedere il tunnel di uscita. Ciò non di meno, la funzione importante della borsa immobiliare voluta dalla Camera di Commercio sta comunque nell'assicurare un monitoraggio continuo e costante del mercato, la sua trasparenza e il rispetto delle regole e ovviamente con l'impegno di tenere, come dire, sotto pressing le varie istituzioni competenti perché, come dire, nell'ambito complessivo di una necessaria risoluzione dei vari problemi si tenga conto anche di questo settore, che è un settore particolarmente significativo che non potrà non essere accompagnato, che non potrà non accompagnare le possibili, necessarie possibilità di ripresa che speriamo, diciamo, dopo questo tsunami che sembra stia, come dire, terminando la sua fase più cruenta, possa poi lasciarci intravedere uno spiraglio di ripresa e una possibilità di recupero della nostra economia che non potrà non passare anche attraverso il rilancio del settore immobiliare. Ecco, in mercato fermo nel centro storico e a Posillipo, eppur si muove qualcosa al Vomero, che significa? Ma guardi, sono elementi, come dire, particolari che non hanno una chiave di lettura specifica, perché il dato complessivo, il dato macroeconomico, che è un dato che segna, come dire, ancora maltempo. Quindi non ci sono retrogusti di spiegazione rispetto a questi meccanismi, ma sicuramente, diciamo, il mercato immobiliare per i beni, diciamo, di natura più accessibile rispetto a zone più, come dire, appetibili, più di brand, sicuramente trovano una motivazione in quello a cui lei si riferiva, ma adesso il problema non è il Vomero piuttosto che Posillipo, è una politica complessiva che bisogna fare per rilanciare, diciamo, il settore.